Da questo libro viene fuori, secondo me, una grande invocazione, la invocazione di chi dice con molta forza che bisogna avere insieme i meriti e i bisogni. Io proverò a fare questa sera un ragionamento tutto legato alla dimensione culturale e quindi politica con la P maiuscola. E vi prego di non considerare le cose che io dico riferite a uno schieramento o a uno schieramento politico, perché sarebbe tradire quello che voglio comunicare. I vizi che ci proverò adesso a esporre, o le virtù che proverò adesso a esporre, le trovi dappertutto e trasversalmente si contrappongono tra loro. Perché quello che sta vivendo oggi l'Italia è un processo di imbarbarimento culturale. Come sarebbe bello poter dire che è di destra. Io sarei felice. E come sarebbe bello per chi di destra poter dire che è di sinistra. Qualcun altro sarebbe felice. Ma sarebbero due felici ingenui che non colgono la dimensione che stiamo vivendo. La difficoltà in questo nostro paese di mettere insieme meriti e bisogni. Meriti e bisogni. Storicamente si pensava che la sinistra si occupava dei bisogni e la destra si occupava dei meriti. Se avevi bisogno ti dovevi rivolgerti alla sinistra, se avevi dei meriti dovevi rivolgerti alla destra. Questo schema non funziona più. L'ha intuito, guardate, e nessuno può sospettare che io abbia una debolezza politica per le persone che sto citando, l'hanno intuito nel 1982-83 Craxi e Mattei, quando nel congresso di Lima, il partito socialista, intuirono che non ha più il tempo di dividere una destra che si occupa dei meriti e una sinistra che si occupa dei bisogni. E dissero che la nuova sinistra, ma se vogliamo la nuova politica, è la capacità di mettere insieme meriti e bisogni. Noi stiamo assistendo invece ad una dimensione etica che mortifica i meriti e ignora i bisogni. Perché abbiamo perso la dimensione del tempo, abbiamo perso la dimensione dell'identità, abbiamo perso il riferimento ai valori, la dimensione del tempo. Il nostro grande nemico, prima della mafia, la camorra, il nostro grande nemico è l'eterno presente. Viviamo in una società dove si vive secondo la logica della chiappa e fuggi. Non c'è rispetto al passato, non c'è memoria, non c'è speranza di futuro. Guardate, questo è un dato drammatico, perché se io vivo di eterno presente, se non c'è il passato, non c'è il futuro, tutto si consuma qui. E vale la logica del più furbo o del più forte. La chiappa è fuori. Stiamo tutti diventando scippatori della vita. Scicchiamo e scappiamo. Ma sentite più persone che vi dicono: guarda, quest'anno facciamo questo, il prossimo anno avremo un danno, fra 2 anni ancora un danno, ma fra 4 anni vedi come ti cambia la vita. Nessuno. La domanda che ti senti fare a me oggi qui, che me ne viene? A me oggi qui, che me ne viene? Guardate, questa dimensione è esattamente quello che voi potete cogliere dietro la denuncia emerge da questo libro, perché da questo libro emerge la sofferenza di vivere di eterno presente, senza memoria del passato, senza speranza di futuro.